Ci sarà una serata anni 60, anni 70, con Paolo Mengoli in concerto, il 15 Simona Molinari e il 16 Daniele Silvestri. Con limitazioni e rinunce, ma le feste di settembre si faranno. Il programma è stato presentato a Lanciano dal presidente del Comitato Feste, Maurizio Trevisan, con il sindaco Mario Pupillo, l'assessore alla cultura Marusca Miscia e il consigliere comunale Lorenzo Galati. Sia i concerti nel rispetto delle norme anti-Covid, con gli anni 60 di Paolo Mengoli il 14, Simona Molinari il 15, Daniele Silvestri il 16. Prezzi popolari per i concerti da 1 euro a 10 euro per l'ultima serata di Silvestri. Annullati i fuochi d'artificio con l'eccezione di uno sparo simbolico la nottata, ma non dall'ex ippodromo Villa delle Rose, dove sono ancora in corso i lavori per il Central Park. Il presidente Trevisan. Quanti posti saranno disponibili? Allora, attualmente circa un migliaio, però penso che subiranno delle variazioni per le ristrettezze sanitarie e quelle riguardo alla legge Gabrielli, quindi stiamo valutando, però diciamo se varieranno lo faranno per poche insomma, unità. Restano da sciogliere ancora riserve per il Luna Park, che comunque non potrà essere allestito nel terminal bus Memmo, dove a breve inizierà il cantiere dei lavori per la riqualificazione. Ai giostrai, come noto, non piace l'area fiera proposta rinnovata dall'amministrazione comunale. Allo studio per un allestimento diffuso è la Fiera del Giocattolo di Sant'Egidio, appuntamento della tradizione laccianese per eccellenza. Si valuta l'opportunità di sistemare le 180 bancarelle anche nelle adiacenze di Corso Trento e Trieste, quindi in via Duca degli Abruzzi e in Corso Bandiera. Tutto questo per contenere gli assembramenti. Il sindaco Pupillo. Gli ambulanti, le bancarelle potrebbero disporsi linearmente con il dovuto distanziamento, non solo su corso, ma per esempio sui viali, corso Bandiere, via Duca degli Abruzzi, corso Roma, via dei Frentani, in maniera tale da far svolgere questa manifestazione in piena sicurezza. In fondo Sant'Egidio è un po' come il mercato del sabato. Pensiamo che Sant'Egidio sia sotto l'aspetto della tradizione importante, ma sotto l'aspetto economico per coloro che in questo periodo hanno sofferto, sia importante. È per questo che facciamo le feste. Avremmo anche potuto dire quest'anno saltiamo, ma poi non è che intorno il mondo si ferma, quindi queste aggregazioni, questi assembramenti poi si fanno magari in comune vicino, nei comuni vicini o in altre città, significa che non è, è importante sottrarsi alle responsabilità, ma prendersene queste responsabilità. Annullata la processione mariana, ci sarà solo la celebrazione religiosa in cattedrale, annullato anche il dono alla Madonna del Ponte, anche se l'assessore Miscia parla di un'alternativa allo studio con l'arcivescovo Cipollone. Sicuramente è un'iniziativa che ha una caratteristica molto culturale, perché si tratta di condividere un patrimonio artistico che al momento non è stato, diciamo, che non si è potuto godere nel momento della chiusura del lockdown, quindi parleremo alla città attraverso delle immagini. Possiamo dire questo. Il budget per le feste di quest'anno è di 100.000 euro. Non mancherà la questua in città, come pure la lotteria, ma in palio non ci sarà la solita automobile, bensì biciclette elettriche.